Dicevamo che Sabatini, oltre Manuelli, ha battuto Savoretti ed ora si incontra contro Giuliano Di Nicola, che ha vinto la passata edizione. Allora, pronostici ne possiamo anche fare con Andrea Cerusico. Formicone, Agostini, Sabatini, Di Nicola. Cosa dici, Cerusico? Formicone, Agostini, Formicone. Di Nicola, Sabatini, secondo me è una partita molto dura per entrambi, sul filo di lana Sabatini. Sarebbe anche la cosa più bella per la gente che è qui a vedere questa gara, non tanto per Giuliano Di Nicola, per carità. Di Nicola merita sicuramente tutta la nostra, il nostro apprezzamento, ma sarebbe bello vedere due maglie diverse in finale, e non come a Roma, come ai campionati italiani, che nella finale di categoria A entrambi i giocatori erano della Boville Roma. Con questo, onore e meriti ai giocatori della Boville. Quando ero giovane io queste cose non accadevano, mai successa una finale fra due degli stessi portacolori. Quanto eri giovane te, perché sei molto anziano, mi dispiace per te, ma sai, il tempo passa, il tempo è galantuomo. Quanto eri giovane te? Diciamo una ventina d'anni indietro. Il motivo? Perché non c'erano due della stessa società? Perché i campionati italiani erano fatti in un'unica volta, con tutte le categorie, una specialità sola, e erano solo sei giocatori per comitato che ci andavano. Quindi era il comitato, non era le società, era tutto più bello, tutto in un'unica manifestazione, tutto costruito in maniera diversa, era una grande festa. Quindi questo quanto eri giovane te, e succedeva anche quando ero vecchio io. Comunque tira Di Nicola la boccia corta per far gioco a fondo campo, tre bocce di Di Nicola, ma il punto rimane per Sabatini. Luigi Emiliani, che collabora con la direzione gara del comitato di Macerata, a lui gli facciamo una domandina semplice. È da stamattina che sei qua, in pratica questa stupenda gara non è che ti ha dato particolari problemi. No, assolutamente, per il buon comportamento dei giocatori, ma soprattutto perché questa mattina c'erano sempre dei commissari di campo, che sono arbitri provinciali del comitato di Macerata, che hanno svolto il loro compito in maniera perfetta, non ho avuto nessun problema. Quindi anche noi siamo qua da stamattina, abbiamo visto che la gara sta andando via tranquilla, abbiamo parlato col presidente della società, che non ha problemi per rifare anche il quinto memorial. Questo ne sono contento e orgoglioso. Anche l'anno scorso il terzo memory è stata una bellissima gara, e quest'anno è migliorata di molto, basta vedere la presenza di pubblico. Logicamente qualcosa c'è sempre da migliorare nell'ambito organizzativo, però credo piano piano quinto, sesto, settimo trofeo della Repubblica sarà sempre meglio. Grazie, era Luigi Emiliani, aiuto alla direzione gara, che quest'oggi ha come direttore gara il signor Domenico Sposetti di Teramo. 2-0 per Sabatini, che inizia molto bene anche questa semifinale. Marco Sabatini, forse una delle gare a cui come prestigio crediamo che lo abbiano portato a disputare questa semifinale contro Giuliano Di Nicola. Ci sembra lunga questa boccia di Di Nicola, vediamo l'arbitro va alla misurazione, ma ci sembra il punto prima, in effetti è così, alla bocciata
Giuliano Di Nicola, colpisce pieno. Boccia 70 centimetri sul lungo, non dovrebbe avere difficoltà, a meno che, vediamo un po' se riuscirà a togliere questo punto, sembra buona. Sembra leggermente corta, vediamo un po'. Prende il punto, boccia di vantaggio per Sabatini, 2-2, ma va la bocciata ora Di Nicola. Fora ha coperto la sua, ma vedete come succede anche ai grandi giocatori, ha filato la sua boccia non colpendo la boccia del punto. Ora in difficoltà in questo tiro, va al tiro al pallino, può rimediare solo su questo gioco, sbaglia Giuliano, mentre vediamo una grande bocciata di Formicone che annulla il tiro, conduce per 4-0 al campo numero 4. Come diceva Andrea, probabilmente quella è una partita che Formicone difficilmente può perdere, in quanto ci sembra anche oltretutto molto caricato, mentre non ci sembra in grado di impensierirlo Marco Agostini. Due punti inseriti da Sabatini. Terzo punto per Marco Sabatini, che riceve gli applausi sinceri dei tanti e tanti tifosi che sicuramente sono venuti ad applaudirlo qui a Corridonia. Sabatini 5, Giuliano De Nicola 0, Formicone 4, Agostini 0. Vediamo l'accosto di Sabatini, ottima, molto buona. Se Sabatini poi continua su questa media, saranno certamente dolori per Giuliano De Nicola. Vediamo, Di Nicola ha colpito la boccia del punto di Marco Sabatini, è scaricata sul pallino, è andato tutto a fondo tavola, punto di Nicola circa 35-40, laterale del pallino, il pallino sotto la sponda, boccia di Nicola più verso il centro della corsia. Sabatini sull'accosto, sembra leggermente corta, sicuramente il punto non lo prende, c'è ancora un metro abbondante dal pallino e quindi deve tirare la terza boccia Sabatini. Nell'altra corsia, il campo numero 4, Agostini, dopo un foro sulla boccia di Formicone, costa la terza, che è leggermente corta, circa 60 dal pallino, deve tirare l'ultima boccia Formicone, ancora 2. Tornando al campo numero 2, Sabatini tira una paletta alla boccia tutta la sponda, la prende bene, prende due punti, scrocca l'applauso del pubblico e quindi è costretto Di Nicola a tirarne una delle due. Vediamo che si appresta Di Nicola al tiro
la prende piena, la boccia non si muove di lì, rimane sicuramente uno di punti di Sabatini, Marco, e Di Nicola va a vedere il gioco. Il campo numero 4, Marco Agostini fa un liscio con l'ultima boccia sul pallino, quindi lascia due bocce sulle mani a Gianluca Formicone, che la prima la inserisce, quindi prende due punti, tira la terza per metterne tre. Vediamo Gianluca Formicone, tira l'ultima sua boccia per inserire il terzo punto, ricordiamo che vince 4-0 su Marco Agostini, la boccia arriva, sono 3, 7-0 per Formicone. Al campo numero 2 Sabatini rimane con l'ultima boccia sulle mani, è stato molto fortunato in questa tornata di gioco. Giuliano Nicola ha colpito per ben tre volte la boccia del punto dell'avversario, ma non è riuscito mai con dei rimpalli a portarla fuori, e quindi Agostini accosta per metterci il secondo, conduce 5-0 su Di Nicola, 6 a terra. Seguiamo con lo sguardo la boccia di Sabatini, che va a tamponare leggermente, no, uno solo, 6-0 per Sabatini. Vediamo Sabatini che tira il pallino al centro della corsia di gioco del campo numero 2. Si appresta ad andare ad appunto, ci sembra decisamente buona la boccia di Marco Sabatini, leggermente corta, decisamente corta, circa 90 centimetri dal pallino, un punto facile da far fare per Di Nicola, che il suo forte, ricordiamo, è il punto. Nella bocciata tende un po' a Di Nicola, lo prende, circa 70 ancora lo spazio a disposizione per Marco Sabatini per fare il punto. Vediamo la boccia di Marco Sabatini, sembra leggermente corta, sicuramente non farà il punto, così è, si appoggia leggermente sulla boccia corta di Di Nicola, non prende, deve tirare la terza boccia. Adesso vediamo Sabatini che tira la terza boccia, decisamente più forte delle altre, dovrebbe passare in mezzo, tocca leggermente la sua boccia di destra, entra a fare il punto, circa 35 dal pallino, c'è un leggero vantaggio, anzi no, prende il punto con la terza boccia di Nicola, la bocciata. Al campo numero 4, ricordiamo che ancora il punteggio 7-0, in questi momenti che non eravamo collegati è andato fuori il pallino e quindi il tiro si è dovuto ripetere. Intanto Di Nicola, tornando al campo numero 2, fa subito un liscio sulla terza boccia di Sabatini, sta ancora bocciando per cercare di colpirla, un altro foro, colpisce la boccia corta. Vediamo Sabatini se vuol lasciar stare con tre punti, infatti dichiara da mettere a posto, è il gioco più lineare che poteva fare, perché Di Nicola il pallino sicuramente. Sentiamo anche il parere di Giommi su questo tipo di vantaggio
No, ma era logico, no? Mettere a posto. Sabatini sta vincendo 6-0, perché forzare il gioco dando la possibilità poi di tirare il pallino? Può sempre buttarlo fuori, può sempre far tre punti a tavola, così il pallino non si vede. La boccia questa è corta, quindi Sabatini punto a terra secondo i personaggi caratteristici delle bocce. Dicono che sarebbe meglio superare quota 7. Vediamo un po' se Sabatini riesce a inserire questa boccia ben tirata, solo forse un po' larga. La boccia non entra sicuramente, credo, anzi sì, Sabatini si porta a 8-0, 7-0 per Formicone, e ha la possibilità di incrementare ancora con due bocce in mano. Tira sotto mano una boccia di Agostini, ora ha due punti a terra e una boccia in mano, ha la possibilità di portarsi a 10-0. Si prospetta una finale inedita. Ci dicevano che anche l'anno scorso Giuliano Di Nicola fece la finale contro Formicone, quindi suo compagno di squadra. Se le cose continuano ad andare in questo verso, 8-0 per Sabatini, 10-0 per Formicone. Sì, volevo chiedere a Giorgio, lui il pronostico non l'ha fatto. Io ho detto Sabatini e Formicone, forse. Lui invece cosa dirà? No, io mi auguravo solamente di vedere una finale non con le stesse maglie, tutto qua, quindi mi sembrava scontato. O Di Nicola contro Agostini o Formicone contro Sabatini, quindi se le cose stanno andando così, vedete che anche in questa circostanza Di Nicola ha un problema, non riesce a togliere un punto da 70, ma lo toglie con la seconda boccia. Mentre Agostini al campo numero 4 continua a lisciare le bocce vicino al pallino messe da Formicone. Sbaglia anche Sabatini. Vediamo ancora Sabatini la bocciata, stavolta la prende. Ci dicono che ci sono troppi fuori in questa gara da parte di tutti gli atleti. Sì, ma ce lo dicono alcuni giocatori che fanno i bocciatori, gli vorrei vedere qua io alla domenica e non solo. Fanno finta di non sentire, ma comunque non è facile. Vedete anche in questa circostanza, forse era bersaglio, ha colpito più la sua Giuliano Di Nicola, ha due punti comunque a terra, mentre Sabatini ha una boccia contro una boccia di due punti, dichiara l'arbitro. Adesso vediamo Sabatini se accosta, anche secondo la nostra il nostro punto di vista non dovrebbe forzare il gioco, anche perché se prende il pallino, non è detto, poi ha due bocce completamente sotto le tavole e niente in mezzo, quindi va appunto sperando che anche se colpita la boccia possa tornare. Vediamo Giuliano Di Nicola al tiro sottomano, colpisce, ottimo il suo sottomano, realizza tre punti. 8-3, e qui esce un altro detto, 8-3 mai vince l'8, però è sempre importante averne 8 che 3.
vediamo tre punti per Di Nicola che cerca di riprendere una partita iniziata poco bene. Intanto una gran bocciata di Gianluca Formicone, 10-2-12, semifinale con Agostini, penso che sia finita qui. L'arbitro sta segnando le bocce per vedere se siano 1-2, sicuramente sono 1 e quindi non ci... sicuramente non ce ne volga Gianluca Formicone per questa... diciamo chiusura anticipata della partita. Conduce sempre 11-0 e quindi per Agostini è sempre più buia la notte. Ma il fatto è questo, che giocatori come Formicone nel momento in cui conducono la partita non hanno problemi per portarla in porta. Vediamo questo tiro al pallino di Sabatini, colpito proprio in pieno, la sua boccia va... Adesso ci dobbiamo spostare per vedere appunto la nostra, il nostro monitor, per vedere a fondo campo come sta andando questa giocata, mentre Giuliano De Nicola si appresta alla costa a fondo tavola. Consultiamo appunto il monitor, eccolo, vedete la telecamera che inquadra il fondo campo, sembra ben indirizzata la boccia di Di Nicola, ma non sappiamo se avrà tolto il punto, in quanto l'immagine viene leggermente schiacciata dalla profondità della telecamera che è lungo il campo numero 2. Quindi dalla parte opposta sono circa 27-28 metri. L'arbitro prova la misura coi 50. Formicone al punto a terra, una boccia. In pratica 11-0, tutto da discutere, quasi nulla, in quanto la partita è stata largamente, lungamente dominata da Formicone. Giuliano Di Nicola non toglie il punto, si appresta nuovamente all'accosto. C'è una bella bocciata di Agostini che sotto mano cambia letteralmente la boccia di Formicone. Ora Formicone ha una boccia sola e Sabatini 2, Sabatini ha 2 punti a terra, ma 11-0, vi ricordo. Vediamo un po' cosa succede qua. Il punto rimane di Sabatini, viene a visionare il gioco. C'è molto fermento tra il pubblico. È successo l'incredibile. Ha tirato un bersaglio corto Agostini per cercare di incamerare più punti possibile e è rimasto il punto a terra di Formicone. Vediamo cosa riesce a fare ora . È inquadrato il campo di Formicone, invece qua non colpisce Sabatini, ma ha sempre comunque il punto a terra. Vediamo questo tiro di volo da parte di Agostini, che aveva la possibilità di fare 2 o 3 punti, ma in pratica esce dal cappottino che gli stava per confezionare Formicone e raccoglie il primo punto. Sabatini sembra corta questa boccia, anche tirata in una posizione molto laterale, comunque esce dall'8 e si porta a 9-3 il punteggio, 11-1 Formicone contro
Agostini Gialletti. Seguitiamo a seguire il campo numero 2, dove la partita sicuramente avrebbe dovuto essere più avvincente, ma che trova avanti per 9-3 il giovane Marco Sabatini della Fontespina, maturato tantissimo con la sua partecipazione al campionato di Serie A. Si rammarica di questa boccia estremamente corta, ma è sempre una boccia sul tiro. Prende il punto, sembrava quasi ferma la boccia, ma poi diventa una boccia cattiva comunque, perché è quasi 70 centimetri sul lungo. Marco Cesini, invece di parlare tramite la chat, sarebbe stato meglio fosse presente qui, perché perlomeno avrebbe parlato lui al posto di Andrea. Potrebbe fare alla Kazan e appare. Prende il punto questa volta Giuliano Di Nicola, ora è indeciso se andare a punto per la sua, che probabilmente deve fare pochissimo, circa 10 centimetri, ancora il posto ci sarebbe sicuramente anche per andare a punto, e così fa Sabatini. No, non è la boccia giusta, la cambia. Vediamo il campo 4, un liscio di formicone a fondo tavola. Vediamo un po' questa boccia di Sabatini, sembra ben indirizzata, in effetti lo è. Prende il punto, ottimo punto. La boccia, noi siamo in posizione proprio, vediamo che la boccia c'è comunque. Vediamo se la bocciata invece di Nicola è giusta, lo è, ma porta via la boccia lunga, il punto è preso, ma c'è comunque da fare la solita giocata di Sabatini. Io non rischierei, ma lui sembra intenzionato a tirare, chiama 9, sicuramente tirerà un sottomano per rimanere. Vediamo un po', è sottomano, tira, ma colpisce il pallino. Questi sono in effetti le situazioni particolari che differenziano un ottimo giocatore da un campione. Era un'opportunità decisamente alla portata di Sabatini, ma io non avrei tirato. Avrei accostato, perché Di Nicola il pallino sicuramente l'avrebbe preso. Chiami 9-3, fa il punto, comanda il gioco, va a 10 o forse anche a 11, la partita si vince a piccoli passi. No, è vero anche questo, forzando il gioco contro questi personaggi qua non è detto che poi lasciano il pallino lì. Il punto è preso, Di Nicola si appresta l'accosto per la vediamo un po', fatto il punto,
4 di Nicola, 9 Sabatini. Nel campo numero 4 vediamo che Agostini raccoglie e si porta sul 4-11. Tiro minimo per Giuliano Di Nicola sui 14,5 metri, 15 metri. Vediamo Sabatini, la boccia non è decisamente buona. Si dovrebbe entrare con la spondina, ma va la bocciata. Non è sicuro di andare a punto Sabatini e va in bocciata. Bocciata sopramano, colpisce pieno, rimane dentro e forse questo è la cosa migliore che poteva fare se non era sicuro dell'accosto. Chiede Di Nicola se la boccia di Sabatini potrebbe essere buona per la bocciata. Crediamo di no, perché va subito al tiro sul pallino. Colpisce e dobbiamo spostarci di nuovo per darvi la possibilità per forza di cose utilizzare la camera che ci inquadra il fondo. Vediamo ora l'accosto di Sabatini, vedo che sta battendo sulla sua gamba, forse potrebbe essere lunga, ma a noi sembra che sia abbastanza buona. Vediamo un po', se non tocca la boccia è super buona, l'arbitro dice ok, punto preso. Allora al tiro. Vediamo, Giuliano sbaglia la bocciata, poi non era il verso giusto per ottenere il punto in quella particolare circostanza, avrebbe colpito sulla destra della boccia di Sabatini e non avrebbe fatto altro che spostarla verso l'angolo, ma sicuramente non avrebbe fatto il punto anche se colpita da quella parte. Vediamo l'ultima boccia di Giuliano Di Nicola, mentre Sabatini ne ha ancora due e punto buono a terra. Questa ci sembra molto corta e larga, grandi possibilità per Sabatini per aggiudicarsi l'incontro e la partita di finale. Vediamo un po' se riuscirà nell'intento di spodestare perlomeno il vincitore della passata stagione, Giuliano Di Nicola. Questa ci sembra ottima. Sono due punti e 11 a terra con una boccia da tirare. Ultima boccia, se non cambia direzione come forza sembra giusta. Sarebbe un peccato per Sabatini, entra la boccia, vince l'incontro 12-4, Marco Sabatini in finale, supera anche Giuliano Di Nicola dopo aver superato Gianluca Manuelli e Mirko Savoretti, riesce nell'intento di superare anche Giuliano Di Nicola.